diciamo, prevedono l'impegno di tutto lo spazio disponibile, quindi di tutte le gradinate, sia dalla parte degli spogliatoi e sia dalla parte dell'ingresso a Villa delle Rose. Quindi per la sicurezza sicuramente saremo costretti a impedire l'accesso del pubblico. È un dazio da pagare quest'ultimo anno, perché chiaramente fra un paio di mesi le tribune saranno disponibili e quindi le prossime feste di settembre rivedranno finalmente i cittadini di Lanciano potersi sedere e vedere lo spazio privilegiato, quel punto privilegiato dei fuochi artificiali. In conferenza stampa sono stati portati anche i saluti di Pino Valente, certo, che tiene particolarmente a questo progetto, è stato sottolineato. La domanda è spontanea: come sta? Se lo chiede tutta la città. Sta bene, tornerà presto fra noi e noi, come tutti quanti, facciamo gli auguri migliori a Pino. Stiamo lavorando anche su quello che lui ha voluto più di tutti, che è la riqualificazione dell'ippodromo e la Villa delle Rose, e quindi siamo contenti che i lavori siano partiti, anzi stanno andando in maniera ancora più veloce del previsto, e tutto questo farà bene alla città.